Allora, buonasera a tutti. Scrivo che rubavo fossi in italiano, penso che tutti comprendano in italiano. Benvenuti all'Università Sede di Saint-Charles e nell'ambito del nostro seminario Etica della Terra. Oggi abbiamo invitato Angelo Mastandrea, scrittore e giornalista, che entra pienamente nel tipo di ricerca che stiamo conducendo da alcuni mesi, anzi già da 2 anni, sull'ecologia letteraria e l'ecocritica. E sono particolarmente grata al collega Daniele Comberiati che ha indicato il nome appunto di Angelo Mastandrea per il nostro seminario, che cerca di creare una insieme agli studenti, insieme all'equipe, di creare un lavoro collettivo di riflessione su quelli che sono i rapporti tra ecologia, filosofia, arte e ambiente. Quindi penso che il libro Il Paese del Sole di Angelo Mastandrea sia veramente indicato per lanciare un dibattito intorno a questo tema. Intanto ringrazio tantissimo Angelo Mastandrea di essere venuto a Montpellier. Grazie a voi per l'invito, naturalmente. Speriamo sia il primo di una serie. Certo, qui quindi sei in presenza di studenti del master, dottorandi, dottori di ricerca, colleghi ricercatori, studenti di licence, studenti Erasmus, vedo che c'è anche qui la studentessa del Canada. Quindi abbiamo un pubblico diverso, anche appassionati e lettori della cultura italiana, vedo qui anche esponenti della Dante Alighieri che lavorano veramente a Montpellier per la promozione della cultura italiana e per lo studio dell'autore italiano. Quindi lascio subito la parola a Daniele e a Angela. Mi associo ai ringraziamenti in realtà ad Angela e ad Angelo. Angelo perché Angelo. E i due Angeli, esatto. Angelo perché è venuto praticamente in diretta da Roma, nel senso che ha preso un aereo e dall'aeroporto è venuto direttamente qui alla conferenza. Angela, perché insomma, ci ha dato la possibilità di organizzare questo incontro e questo pomeriggio, che tra l'altro si lega a una serie di incontri che sono già stati presentati qui, soprattutto mi sembra dal punto di vista tematico a quello di Anselmo Botte che venne presentato quest'autunno, no? E tra l'altro è stato anche collega, diciamo, di casa editrice di Angelo, perché anche lui attraverso di essere ha affrontato in maniera, da un punto di vista diverso, pubblicato più libri gli stessi temi, più libri di con di esse, perciò è venuto prima lui e poi infatti abbiamo fatto una sorta di classifica. Devo dire che sono tanti gli argomenti, ecco, che potremo affrontare oggi. Cerchiamo un attimo di partire anche cronologicamente un po' con la tua storia e il tuo lavoro di giornalismo narrativo. Sì, infatti volevo chiederti, a proposito del libro che poi dà il titolo alla conferenza di oggi, Il Paese del Sole, nel frattempo chiaramente Angelo, col suo lavoro anche di giornalista e diciamo nel quotidiano, nel manifesto e nella rivista Il Reportage, su Internazionale e via dicendo, si è molto occupato della questione del lavoro e diciamo che questo suo libro dell'anno scorso, del 2014, Il Paese del Sole, sì. è una sorta di cartina appunto al tornasole della questione del lavoro nell'Italia centro-meridionale. Parte da Roma e scende, credo che il punto più basso sia Messina, no? Se non sbaglio, il punto più basso narrato. Ora, noi in Italia da almeno 10 anni abbiamo, se volete, un surplus di narrazioni sulla crisi, cioè ne abbiamo tantissime dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista letterario, dal punto di vista giornalistico. E però la realtà è che poi abbiamo sempre l'impressione che queste narrazioni sulla crisi non ci spiegano mai realmente che cosa sta succedendo, cioè abbiamo l'impressione che raramente il giornalista faccia un lavoro di indagine sul campo. E mi sembra che poi la modalità che tu hai scelto già a partire nel tuo mestiere di casa, cioè quello di cercare gli angoli di una storia già raccontata ma da punti di vista diversi, sia molto evidente anche in il Paese del Sole, che poi è diviso in aree geografiche, quindi in regioni, quindi diciamo che ogni regione prende due o tre piccoli capitoli, insomma, quindi ci danno un pochino l'idea di quello che sta succedendo in una sorta di viaggio verso il basso, e si lega poi a tutta una serie di narrazioni che noi nella storia italiana abbiamo avuto, a tutta una serie di narrazioni meridionali, da Carlo Levi a Corrado Alvaro,
che in effetti poi sono perse, e erano tutti narratori, tra l'altro, attentissimi alla storia orale. Erano tutti narratori che, a partire dal racconto degli altri, a partire dall'ascolto del racconto degli altri, riuscivano a ricreare una realtà che oggi, se non avessimo quei testi, sarebbe totalmente persa. Infatti, quello che mi aveva colpito del tuo libro è che, in un certo senso, si ricollega a queste grandi narrazioni perché rappresenta, se vogliamo, la grande parola fine del mondo contadino italiano. Cioè, in un certo senso, perché partendo dal Lazio, cioè facendo un po' il percorso geografico che fa nel libro, partendo dal Lazio, analizzi tutta la storia dei lavoratori immigrati, insomma, nell'area del sud del Lazio. Ecco, questa è una storia, diciamo, se volete, di estremo lavoro nelle campagne. Sì, il libro ha la struttura di un viaggio, è un classico libro di viaggio, no? Tanto l'Italia ha una grande tradizione di questo genere, cioè c'è tutto, voglio dire, il Grand Tour, in genere lo si raccontava sotto, diciamo, degli aspetti diversi, sotto una luce diversa, un modo di raccontare, vuol dire, se le raccontavano, come dire, le bellezze, e si raccontava l'Italia quasi come un posto esotico, cioè, infine era l'Italia, il sud Italia in particolare, era il posto più esotico d'Europa che si poteva raggiungere, insomma, in maniera abbastanza agevole, e quindi per questo non solo fior di narratori, ma anche molto spesso i figli delle elite francesi, in particolare già dal Settecento, venivano alla fine dal termine degli studi, facevano il loro viaggetto in Italia e raccontavano quello che vedevano. Tra l'altro sono delle cose anche molto divertenti, era tutta una letteratura anche di cose molto poco conosciute anche in Francia, perché appunto era molto diffuso questo tipo di racconto di questo genere. Poi abbiamo avuto i grandi viaggi degli anni del dopoguerra. Nel dopoguerra è accaduto che, anche per il fatto che la televisione ancora non c'era, non arrivava, cominciava soltanto ad arrivare in tutta Italia, c'è un'esigenza non solo di ricostruire il paese dopo la dittatura e dopo i bombardamenti, ma c'era anche l'esigenza di far conoscere l'Italia agli italiani, di far conoscere al nord Italia, dove all'inizio degli anni 50, per via dell'industrializzazione, si assisteva più a un grandissimo fenomeno migratorio da sud a nord, quindi arrivavano migliaia e migliaia di lavoratori dal sud per lavorare nelle fabbriche del nord, e spesso non si capivano, perché in ogni regione, in ogni paese addirittura si parlavano dialetti diversi, e quindi a nord c'era ancora molta diffidenza nei confronti dei meridionali, molto spesso, e quindi c'era questo, che era un mondo che non conoscevano, e molto spesso era un mondo che i meridionali stessi non conoscevano, viceversa i meridionali non conoscevano il nord. E quindi i grandi scrittori si sono cimentati, scrittori e fotografi, in questo tipo di narrativa, appunto, che stava a metà tra il giornalismo e la narrativa. Pensiamo al viaggio in Italia di Fio Pene, ci sono anche tanti, tu hai citato Corrado Alvaro, ma si potrebbe fare tanti. Esistevano dei giornali, dei periodici settimanali soprattutto, che erano pieni di questo tipo di racconti. In Italia era arrivata un grande modello di life, per cui si cominciano a raccontare anche le storie all'americana, e i fotografi in particolare, io credo, e molti scrittori e giornalisti sono stati i primi, e il cinema, non va dimenticato il cinema, certo, i documentaristi, ma anche i cineasti stessi, i registi di film sono quelli che hanno svelato all'Italia un mondo che fino ad allora era molto poco conosciuto. Quindi mi sono cimentato un po' con questo tipo di precedenti, senza far
alcuna pretesa naturalmente di imitare nessuno, e facendo i conti però con il fatto che nel frattempo invece noi ci troviamo in un'epoca che è completamente cambiata, è l'epoca in cui le informazioni ne abbiamo fin troppe, e con questo naturalmente ho lavorato per 15 anni in un giornale, Il Manifesto, dove ho fatto vice direttore, quindi mi trovo tutti i giorni di fronte all'esigenza di dire qualcosa in più, qualcosa di diverso, che cosa si può fare che gli altri, una televisione non abbia già fatto, detto, o che qualcun altro non abbia già scritto. Naturalmente è molto più semplice arrivare con una telecamera e mostrare un disastro o qualcosa che non va, insomma, qualsiasi cosa, piuttosto che arrivarci con la parola scritta, per cui un po' lo sforzo era quello di tenere insieme questo modello, che è il modello del viaggio, con una modalità narrativa che andasse oltre quello che è il visibile, no? Quello che viene mostrato. E su questo devo dire che la lezione del passato mi è servita molto, innanzitutto perché era, come dire, nella narrativa italiana che sta tra gli anni 50 e gli anni 70 si trovano delle cose, e soprattutto nella produzione più giornalistica dei narratori italiani si trovano delle cose meravigliose e che sono assolutamente, molto spesso anche o dimenticate o poco conosciute, perché magari conosciamo di alcuni scrittori opere maggiori, ma non conosciamo delle cose minori che hanno. Questo suggerirei a qualche casa editrice di riprendere, magari sarebbe bello, come dire, rivedere pubblicate delle cose, i reportage che venivano pubblicate su Vie Nuove, ad esempio, sul Tempo Illustrato, anche su. Perfino su Oggi, c'erano su una serie di giornali, c'erano appunto da scrittori come per Paolo Pasolini, da Alberto Moravia, da Ermanno Rea e così via. Quindi questa era un po' l'idea. Poi c'era il secondo punto, che era quello di cercare di dare, come dire, un volto alla crisi, a questa grande crisi economica, sociale. Ho incontrato il padre Alex Zanotelli, che è un missionario che ha vissuto per 10 anni nella baraccopoli del Kenya e ora vive a Napoli, in una periferia, nemmeno periferia, comunque in un quartiere difficile di Napoli, che diceva: guarda, questa crisi è una crisi, magari fosse solo economica, una crisi economica è una crisi ecologica, è una crisi antropologica. Quindi un po' andare a scavare in questa crisi e cercare appunto di rirenderla in maniera narrativamente seducente, o il più seducente possibile. Questo è un po' lo sforzo fatto. Partivo da una. Ho cercato di partire in realtà dalle cose da non fare, perché non volevo fare un saggio. Non volevo scrivere l'ennesimo saggio sulla crisi con le cifre, i dati, eccetera. E non volevo fare lo scandalismo alla televisivo, no? Quindi non andare in luogo e dire soltanto, fare soltanto, come dire, rendere con la parola scritta, utilizzare la parola scritta come se fosse un'immagine. Ma scavare un pochino, la cosa che pensavo si potesse fare per aggiungere qualcosa in più era andare a scavare nella storia e nella letteratura e a cercare delle connessioni e a legare un percorso che appunto tenesse insieme anche un po' la storia d'Italia, cercando allo stesso tempo di raccontare delle storie, quindi dare dei volti a questa crisi. In questo viaggio che è cominciato da Roma e è arrivato fino giù in Sicilia, in realtà se lo si vede è un po' una linea, è andato verso sud senza deviare particolarmente. In questo viaggio naturalmente ci sono
L'estate, siccome Roma ha queste grandi strade consolari, no? Perché tutte le strade portano a Roma, ho preso una da Roma per vedere dove portava, e ho imboccato la via Pontina, che è la via che va verso sud, a un certo punto diventa via Domiziana, eccetera, eccetera, arrivando fino in Sicilia, raccontando le storie che mi capitavano un po' sotto il naso. Ci sono delle cose che un po' più conosciute, dei luoghi, soprattutto penso alla Terra dei Fuochi, che è un po' conosciuta in tutto il mondo per la questione che c'è stata dei rifiuti e così via. Lì ho cercato di raccontare, però di raccontarlo in una maniera un po' diversa. Racconto la storia di un personaggio che ho incontrato, che vive in una discarica, ma vive in una discarica perché non è voluto andare via, perché lì era casa sua e gli hanno costruito la discarica attorno, ma la discarica di chilometri, con delle piramidi, che sono delle piramidi di ecoballe, di spazzatura, che sono molto più grandi di casa sua, per cui da casa sua si ci arriva per una stradina strettissima, si passa tra queste piramidi. Questa città è una vera e propria città di spazzatura, dei rifiuti. Questo personaggio che faceva il contadino, che non è andato via da lì. Ecco, questo è un esempio di una delle tante storie che ho trovato. C'è da dire che andando in giro, utilizzando le lenti giuste, si trovano delle cose ancora una volta emblematiche e paradossali allo stesso tempo. Quindi questa è stato un po' il filo conduttore di questo libro, che i viaggi l'ho fatto con un fotografo. Purtroppo il libro, che è il fotografo che fa la foto di copertina, lì, che è il fotografo che piace molto questa foto, perché gioca molto col titolo. Il titolo è Il Paese del Sole. Il Paese del Sole è un luogo comune per eccellenza dell'Italia, no? E quindi ecco, questo posto mostra appunto una spiaggia soleggiata. È un mese di ottobre, siamo in Calabria, con dei giochi per bambini, però sulla spiaggia non c'è nessuno. E questa era l'immagine dell'Italia, del sud Italia, meravigliosa. Posto bello, dove però, e lo vediamo anche oggi con l'immigrazione, la nuova immigrazione, eccetera. Mentre invece, per cui la chiudo, per quanto riguarda la struttura narrativa, la partenza, la suggestione di partenza in particolare, mi è venuta da un libro che era un libro per eccellenza, un romanzo per eccellenza della grande crisi del 29, americana, che è Furore di Steinbeck. E dove c'è questa, perché uno degli interrogativi, delle cose che frullavano per la mente nel momento in cui ho scritto quel libro, era possibile che non siamo ancora riusciti a partorire, dico noi europei, un romanzo, un'opera letteraria, no? All'altezza dei tempi, che racconti, no? La vita oggi, cioè il momento che stiamo vivendo oggi, così come invece gli americani erano stati capaci di fare una grande letteratura degli anni 30, quindi alcuni anni dopo l'inizio della grande crisi americana. E quindi parto con questa immagine della famiglia Jod di Steinbeck, e immagino i Tom Jod italiani, cioè i Jod italiani di questa via Pontina, che non è la Route 66 di Steinbeck, molto più modestamente la via Pontina italiana, dove però c'erano delle cose da raccontare di tutto di grande importanza. C'erano appunto questi, all'epoca era il gennaio del 2013, credo. E il viaggio è durato un anno, da gennaio a dicembre successivo,
a quell'epoca c'era, siccome l'area sud di Roma, essendo una grande pianura, qui veniamo anche al grande tema appunto della fine del mondo contadino, era l'area più industrializzata del centro-sud, perché noi lì dell'Italia sappiamo benissimo che la gran parte delle industrie sono al nord, storicamente, nord della la parte industrializzata, Lombardia in particolare, il centro-sud meno, però l'area sud di Roma era l'area dove erano state tolte terre ai contadini per portare industria, è stata fatta una banca, la Cassa per il Mezzogiorno, che dava dei finanziamenti per aprire le mie imprese, sono arrivate le grandi imprese del capitalismo italiano e sono arrivate le multinazionali ad aprire. In particolare c'era la prima parte, c'era una zona che era un polo farmaceutico molto, molto importante, e quindi c'era il mondo contadino che ha cominciato a convivere con la grande fabbrica, naturalmente. Questo è avvenuto anche in altre città industriali del sud, e questo mito poi pian piano è venuto meno. I contadini hanno cominciato a lasciare le terre perché o venivano espropriate o perché andavano a lavorare in fabbrica, quindi c'era anche questo grande mito della classe operaia che nasceva anche nel sud Italia. Poi si cominciò a scoprire, quando ancora non erano stati licenziati, quindi quando ancora le fabbriche c'erano, che questi operai andavano la mattina, facevano il turno in fabbrica, poi tornavano a casa e andavano nell'orto, cercavano, questa cultura contadina ancora molto, molto forte, ed era una cosa che non piaceva a Pasolini. All'epoca si coniò, questo negli anni 70, un termine che era quello di metal mezzagro, si diceva, che è il metal e il metal meccanico, cioè l'operaio della grande fabbrica, il mezzagro, il contadino che lavora la terra, e qui c'è questa fusione tra l'operaio e il contadino. Cioè, Gramsci teorizzava l'alleanza tra operai e contadini per la rivoluzione, noi qui avevamo una fusione in un unico personaggio. Ed era una cosa poi che non piaceva a Pasolini, perché Pasolini condannava questa deriva italiana, cioè guardate, non ci porterà da nessuna parte, e a un certo punto questo distruggerà soltanto una civiltà, la chiamava anche Rocco Scotellaro, è stato un grande poeta dell'epopea contadina italiana. E in effetti adesso, viaggiando nel 2013, il panorama disastroso, perché le fabbriche chiuse, molte, c'erano anche all'epoca, c'erano anche molte manifestazioni, quindi c'era la cosa terribile era che molto spesso erano manifestazioni di operai davanti a una fabbrica che aveva già chiuso o aveva delocalizzato, portato in Polonia o in qualche altro posto del mondo il lavoro, e i proprietari stavano dall'altra parte del mondo. Ho incontrato operai che hanno preso l'aereo per andare a New York, a Manhattan, a incontrare amministratori delegati con i quali non si capivano, quindi dà molto questa impressione della difficoltà che c'è oggi, no? Cioè, Tim Balibari, che è vista a Roma una settimana fa, diceva i luoghi dell'antagonismo oggi dove sono, cioè, e quindi che forma si può prendere l'antagonismo quando tu appunto ti trovi materialmente ad andare a protestare davanti a un edificio chiuso, e invece c'è un altro che sta da un altro posto del mondo che clicca un bottone, un pulsante e ti mette fuori. Quindi questa era la situazione che ho trovato. Una situazione disastrosa anche dal punto di vista ecologico, perché molte fabbriche erano abbandonate e senza che nessuno le avesse bonificate, cioè senza nessun intervento, nel senso che i proprietari, che fossero multinazionali o piccole aziende, così, erano andati via lasciando tutto così com'era. Ce n'è una molto, quella più inquietante era uno stabilimento della Goodyear,
dove appunto ti diceva della non solo dello stato di abbandono, ma anche dell'impossibilità di tornare al passato, perché su quei terreni, su quei posti non è nemmeno più possibile tornare all'agricoltura, cioè a quello che si faceva prima. Io su questo ho trovato un operaio che è stato uno dei primi licenziati, che invece lui era tornato appunto a coltivare la terra, è uno dei pochi che è riuscito a recuperarsi un lavoro. Quindi questo è stato un po' il mio aggetto. In effetti no, sono contento che hai fatto emergere questo discorso del paradosso dell'industria italiana del centro-sud, perché leggendo poi i reportage di Angelo si scoprono anche alcune situazioni veramente paradossali, per esempio fabbriche perfettamente funzionanti con macchinari anche nuovi acquistati da poco, che però semplicemente non funzionano, non sono chiuse, perché appunto il padrone della fabbrica ha considerato più conveniente delocalizzare, pur perdendo i soldi quindi dei nuovi macchinari della fabbrica, che utilizzarli. Quindi ci ritroviamo di fronte non a un mondo dove l'industria è distrutta, ma a un mondo dove l'industria è funzionante, ma scientificamente viene lasciata da parte. E c'era un'altra cosa che volevo dirti, quando tu parli anche di far vedere i volti della crisi, che in effetti è un po' la grande differenza fra questo libro e la miriade poi di narrazioni sulla crisi che abbiamo avuto da 10 anni almeno a questa parte. Personalmente, insomma, quando ho letto la serie di reportage, sono due volti quasi contrastanti che sono emersi dal libro, perché alla fine del libro abbiamo proprio l'impressione, come un romanzo, che alcuni personaggi si stagliano sugli altri a livello proprio di profondità psicologica, di importanza all'interno della narrazione. Angelo ha provato anche a riraccontare la storia dell'Alitalia, voi immagino la conoscete, la compagnia nazionale aerea italiana che è stata in crisi, insomma una storia raccontata veramente da tantissime voci e soprattutto su cui c'è stata una speculazione politica incredibile. E però quello che è mancato in realtà in questa ultranarrazione dell'Alitalia è capire che cosa hanno sentito, che cosa hanno provato le persone licenziate. E lì secondo me il libro fa uno scatto ulteriore, perché fa capire che poi la perdita del lavoro non è semplicemente la perdita di uno stipendio. Cioè non basta dire, questa persona sì, ha perso il lavoro, non lavora più all'Alitalia, però attenzione perché io come industria gli ho comunque dato un sussidio, l'ho tra virgolette salvato. Non basta questo. E questa è una delle persone che mi è rimasta impressa. L'altra, diciamo, come contraltare positivo, pure perché sennò altrimenti il libro sembra una caduta degli inferi, invece non è solo questo, perché poi racconta anche del recupero di alcune fabbriche. È questo personaggio, poi forse è abbastanza incredibile per la storia italiana, che è il sindaco di Messina, insomma, no? Che è un personaggio, è ancora sindaco, magari ci sono state altre elezioni nel frattempo, il sindaco di Messina, che in effetti vive una propria personale utopia, però in realtà è un'utopia che grazie a lui, insomma, grazie al lavoro della giunta, riesce a rendere concreta, insomma, con piccoli gesti in realtà, con cose molto semplici, per esempio quello di disegnare una pista ciclabile semplicemente con della vernice sulla strada d'asfalto, e però con questi piccoli gesti in realtà cambiando il volto di una città molto molto problematica. Insomma, sono due figure un po' opposte, però entrambe positive nella loro resistenza, ecco, a questa grande crisi. No, assolutamente, sono due esempi di resistenza così, dal basso, oserei dire, perché io mi capita quando ho presentato il libro alla prima presentazione a Roma, una rassegna, un festival all'auditorium che si intitola Libri Come, ho chiesto che a presentarlo fosse una protagonista del libro. E questa protagonista è un'ex lavoratrice dell'Alitalia, ho chiesto a lei naturalmente se la sentiva di venire piuttosto che parlare, io raccontare la storia loro, che intervenisse direttamente a raccontare la sua storia.
ed è stata una cosa naturalmente molto, molto efficace, che è la storia delle 4.500 persone che sono state messe fuori dalla compagnia di Stato italiana, che lavoravano tutti insieme in un posto, siamo andati a vederlo insieme. Il reportage è un pezzo di viaggio che faccio con lei, alla quale avevo chiesto di portarmi a vedere il posto dove lavorava. E lei mi aveva risposto, cioè, ha pensato su un po', ha detto: guarda, io sono stata licenziata 5 anni fa circa, da allora non ci sono voluta mai più tornare. Però poi ha accettato, ha detto sì, andiamo a vederlo. Siamo stati in questo posto che è vicino all'aeroporto di Fiumicino, a Roma naturalmente. Ebbene, in questo posto c'è, diciamo, dei grandi palazzi dove appunto lavoravano 5.000 persone, quindi immaginate quanto possono essere grandi, completamente abbandonati, senza assolutamente niente. Poi potete immaginare, con i vetri spaccati, tutto rubato, avevano smontato tutto distrutto. Quindi siamo andati con lei scavalcando, andando nella stanza dove lavorava, nel posto dove lavorava, e lei poi lì ha raccontato tutta la sua storia, ha raccontato i giorni drammatici in cui venivano fatti questi licenziamenti, quando erano tutti al lavoro, e che arrivava ogni tanto squillava il telefono a qualcuno di questi, e quando squillava il telefono la persona capiva che era toccato a lui andare fuori, alzare il telefono, diceva: puoi venire su in amministrazione. Questi prendeva tutto e andava su in amministrazione, e dall'amministrazione li facevano uscire direttamente da una porta, non la porta principale, per non farli tornare nel proprio ufficio e non farli vedere agli altri lavoratori. Questo è quello che è accaduto con il salvataggio, il cosiddetto salvataggio dell'Alitalia. Oggi c'è un panorama, diciamo, di l'Italia continua a volare naturalmente, però che fine hanno fatto i luoghi dove questi lavoravano e le persone che lavoravano lì dentro? E le storie sono assolutamente singolari, perché quello che loro hanno perso, un po' tutti raccontavano, è stata soprattutto l'identità. Cioè, chi perde il lavoro oggi racconta di una grande perdita di identità. Ma questo l'ho trovato non solo all'Italia, l'ho trovato un po' ovunque, soprattutto in un paese come l'Italia, un po' come la Francia naturalmente, dove esisteva fino a ieri, in parte ancora esiste, una garanzia del posto sicuro, stabile, che ti accompagna fino alla pensione, quindi con una continuità di salario fino alla fine, la possibilità quindi poi di organizzarti la vita attorno a questo, attorno a un lavoro unico. Ebbene, perdere questa roba qui è stato per tante, è stata una cosa drammatica. Un altro lavoratore all'Italia mi ha incontrato in un quartiere di Roma, ho preso appuntamento con lui, viene con il cane, portava un cane vestito con una tuta da jogging, no? Così, la prima cosa che mi ha detto: ora mi vedi così, ma fino a qualche anno fa io giravo di qualche cravatta perché ero un manager, e adesso porto il cane al parco. E cosa aveva fatto dopo che aveva perso il lavoro? Ha fatto un corso di cucina e preparava le torte, la pasta, per cose, per un piccolo negozio che la vendeva poi lì vicino. Quindi un cambiamento radicale della sua vita. E però poi mi hanno raccontato di casi più drammatici, di casi di suicidio, casi di depressione e così via. In un altro posto dove invece gli operai hanno recuperato il lavoro perché hanno occupato la fabbrica, è stata una storia molto, molto lunga. Ebbene, i lavoratori per 2 anni, dopo la fabbrica chiusa,
ogni giorno sono tornati alla fabbrica facendo finta di andare a lavorare, perché non potevano. Dice, ma che facciamo? Che cosa facciamo se non viviamo in un paesino? E per noi una questione di si vergognavano di essere disoccupati, e quindi tornavano tutte le mattine, tornavano lì anche se non facevano niente, facevano i turni di lavoro e stavano lì. Poi alla fine ci sono rimasti per 2 anni, la fabbrica ha avuto un lieto fine, perché alla fine l'hanno occupata. È una storia molto bella, perché la fabbrica è stata occupata e alla fine sono riusciti a riprendere il lavoro, facendo una cooperativa, riprendendo. E questa diseguaglianza sociale crea poi un mostro. I ragazzini che sono mai usciti da Scampia, da Scampia è una cosa impressionante. Ma c'è addirittura gente che è uscita dal proprio palazzo, che fanno le vedette lì nella zona delle vele, che questa proprio dove è ambientato il film, c'è gente che vive lì e vive in quel mondo ed è sempre lì, però diciamo che io credo che in realtà di progetti ce ne siano. Poi c'è un problema più generale che riguarda la questione della scuola in Italia, un po' della distruzione del sistema educativo, che ha molto a che vedere con il ventennio che abbiamo avuto berlusconiano, perché demolire sistematicamente soprattutto il ruolo degli insegnanti, che non sono gratificati economicamente e nemmeno da un punto di vista politico, no? Non c'è investimento né sulla scuola né sugli insegnanti, e fare tutto ciò per aprire la strada soltanto alle scuole private, e questo crea col tempo, sta creando appunto la scuola dei ricchi, la scuola dei poveri, situazione che noi abbiamo appunto i casi che lì a Scampia, in quartieri difficili, gli insegnanti non vogliono andare perché hanno paura, c'è una situazione molto, molto complicata, però ci sono anche molte cose di frontiera che sono delle esperienze forti, però appunto lì in Italia andrebbe ribaltata, io credo, appunto una egemonia culturale che per 20 anni è stata alle mani di una politica della destra italiana che ha cambiato le carte in tavola. C'è stata un'egemonia che ha fatto molti danni, io credo, molti danni, e che rischiamo di portarci dietro ancora a lungo. Proviamo anche a annunciare qualcosa al pubblico, questi incontri, tutti gli incontri di etica della terra, cioè da Miguel Benassayag, Anselmo Botte, Elena Sant'Angelo, Andrea Bagliani e Angelo Mastrandrea, saranno disponibili quindi online. Abbiamo fatto quindi un montaggio delle conferenze, se Angelo ci dà la sua autorizzazione possiamo mettere anche un montaggio di questa conferenza su YouTube e sulla rete, diciamo, del Dipartimento di Italiano, che è su YouTube, e sul sito del Dipartimento e dell'equipe di ricerca e della rivista Notus. L'altro elemento è un volume, una pubblicazione che vogliamo realizzare con i vari interventi, naturalmente sull'idea di un rapporto tra le ricerche attuali e una sorta di nuovo umanesimo, un nuovo post-umanesimo, nel quale l'essere umano non è più al centro dell'attenzione rispetto alla natura, o come essere dominante rispetto alla natura, ma viene a far parte di un ecosistema, e quindi ecologia del soggetto, ecologia sociale, di cui ci hai parlato molto oggi, e ecologia ambientale. E questa è l'idea della nuova pubblicazione, che quindi sarà disponibile penso l'anno prossimo, ci mettiamo un po' di tempo per raccogliere gli interventi, ma l'idea è proprio di creare un volume
e di però lasciare anche le testimonianze dirette online degli incontri realizzati. L'anno prossimo la licenza d'Italien diventa anche licenza a distanza, quindi in un corso di laurea telematico, oltre a quello, diciamo, dei frequentanti, degli studenti presenti. Quindi saranno anche delle fonti, diciamo, delle fonti, dei documenti pedagogici, queste conferenze, che noi possiamo utilizzare parzialmente o come citazioni o anche integralmente nei nostri corsi online dei prossimi anni. Quindi sono elementi di riflessione, se vuoi, per i nostri programmi e per gli studenti che saranno sia frequentanti sia gli studenti a distanza. Penso che Daniele sarà d'accordo anche su questi due. Certo, c'è un okay. Quindi ringrazio tutti i presenti. Grazie a voi. Quindi...